Ti piacciono i giochi da tavolo? Come? Ha risposto sì. Sigla, 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 sigla. Eccoci tornati, giocatori e giocatrici, dopo la sigla. Io, come sempre, sono Francesco e oggi vedremo il tutorial di questo simpaticissimo gioco che si chiama Né sì né no. Allora, ragazzi, questo è ciò che troverete nella scatola. Quindi troverete il tabellone di gioco. Molto simpatico e molto colorato. Poi troverete sei pedine personaggio, ognuno con il proprio colore. Poi 55 carte adulto, dalla colorazione verde, c'è anche scritto, vedete, carta adulto. E 55 carte invece dalla colorazione tipicamente arancione, con scritto carte bambino. Questi sono gli appositi contenitori in cui potete anche lasciare le carte durante la partita e infine il campanello che servirà durante il gioco. Ora così non suona, però vedete, se lo appoggio a terra suona. Ok ragazzi, andiamo a vedere ora invece come si svolge la partita. Eccoci qui ragazzi con il setup di Né sì né no, che è un gioco del 2004, edito dalla Mega Blu e distribuito in Italia dalla Grandi Giochi. Si può giocare da 2 a 6 giocatori, dai 7 anni in su, e dura più o meno un 25 minuti, mezz'ora al massimo, insomma. Lo scopo del gioco è quello di far arrivare la propria pedina sulla casella centrale prima di tutti gli altri. Ma come si fa? Allora, innanzitutto si sceglie il primo giocatore. Potete farlo come volete voi, quindi con il dado, il più vecchio, il più giovane, sul regolamento non è riportato. E il primo giocatore dovrà appunto prendere una carta. Vi stavo dicendo prima che ci sono carte adulto e carte bambino. In realtà, ragazzi, potete tranquillamente mischiarle e giocare con entrambe, perché a livello di gioco vero e proprio non c'è grande differenza. Gli argomenti per i bambini sono un po' più leggeri, magari sono affermazioni, frasi, domande sulla geografia, oppure magari sugli animali, però vi posso garantire che poi quando giocate non notate nessuna differenza. Quindi io vi consiglio di mischiare entrambi i mazzi, o comunque usarli entrambi, anche se siete adulti. Allora, il giocatore che inizia prenderà la carta. Una volta presa la carta si suona il campanello. Nel momento in cui si suona il campanello, il turno inizia e quindi tutti gli altri giocatori dovranno fare silenzio. Allora, il lettore della prima carta potrà scegliere il giocatore partendo dalla sua destra, quindi in senso antiorario, perché invece il turno è in senso orario, che non ha la pedina su una casella con scritto Ding. Potrà scegliere solo pedine totalmente colorate. In questo caso abbiamo il blu, che è una pedina totalmente colorata, il rosso e il viola. Mentre se ad esempio vediamo il giallo ha scritto Ding, quindi lui non potrà essere selezionato per fare le domande. Nel caso in cui tutti i giocatori durante un turno sono su una casella Ding, il lettore potrà scegliere chi vuole lui in maniera casuale, insomma a sua discrezione. Allora, una volta scelto il giocatore, quindi vi ho detto si suona il Ding, gli altri fanno silenzio e si leggono le domande in maniera scandita. Il vostro obiettivo è quello di cercare di far dire sì o no al giocatore a cui leggete le domande. Se siete voi dall'altra parte dovete cercare di non dire sì o no. Quindi dovete cercare di farlo sbagliare, però questo lo potete fare magari mettendogli fretta, magari non dandogli tempo, cioè appena risponde subito fare l'altra domanda, ma non potete in nessuna maniera modificare ciò che è scritto sulle carte. Non potete né togliere né aggiungere parole. Dovete dire ciò che c'è scritto esattamente, senza fare modifiche per conto vostro. Allora si iniziano a fare le domande, ad esempio in questo caso c'è scritto di io, quindi il giocatore dovrà dire io, di o il giocatore potrà dire o un'altra cosa, di un cattivo, di odore, e poi a un certo punto hai detto io ho un cattivo odore, giusto? In questo caso se il giocatore dice sì oppure no, ovviamente sbaglia, se invece risponde tipo probabilmente è giusto, quindi l'obiettivo è di non dire né sì né no. Cosa succede se un giocatore sbaglia? Allora, il campanello dovete tenerlo in una posizione nel quale tutti i giocatori possono arrivarci nella stessa maniera, in maniera agevole per tutti, insomma, quindi mettetelo in un punto magari accanto al tabellone che sia facile per tutti poter suonare. Quando un giocatore sbaglia, i giocatori devono suonare il campanello. Il giocatore più veloce prenderà un punto, quindi farà avanzare di un punto la propria pedina sul percorso. Se un giocatore invece spinge il campanello per sbaglio, perché magari quel giocatore non ha risposto male, il giocatore che avrà spinto erroneamente il campanello andrà una casella indietro e per quel turno di gioco non potrà più intervenire, quindi sarà escluso.
Allora ragazzi, nel caso in cui bisogna suonare il campanello, gli unici giocatori che possono suonare il campanello sono coloro che hanno la pedina su una casella ding, come il giallo. Solo loro potranno partecipare alla gara di, diciamo, del più veloce nel spingere il campanello. Chi ha come il blu la pedina in una casella totalmente colorata non può suonare il campanello, anche se si accorge dell'errore. Nel caso in cui tutti i giocatori sono su caselle colorate, quindi nessuno è sulla casella ding, oppure nel caso in cui giocate in due, sarà chi legge la carta l'unico che potrà suonare il campanello, perché ovviamente bisogna stare su ding per suonare il campanello se siete gli altri giocatori. Allora, una volta detto questo, vediamo le regole per il quale si può suonare il campanello. Sono quattro le regole che vi possono portare a far suonare il campanello. Allora, primo, se un giocatore dice né o sì o no. Secondo, se un giocatore con la testa fa sì o fa no. Terzo, se un giocatore ci mette troppo tempo a rispondere. E quarto, se un giocatore dice due volte la stessa risposta nelle 10 domande. Perché ragazzi, voi non potete dire né sì né no, potete rispondere certamente, ma non potete rispondere poi a ogni domanda certamente, altrimenti il gioco sarebbe troppo facile. Una volta che dite certamente, alla seconda domanda dovete rispondere ad esempio non lo so, alla terza dovete dire può essere, alla quarta probabilmente, quindi dovete anche variare le risposte. Ovviamente nel round successivo le potete riutilizzare le stesse risposte, quindi certamente nel round successivo lo potete più utilizzare, ma per quel round non lo potete più utilizzare. Se lo utilizzate due volte è comunque un errore, quindi gli altri concorrenti potranno suonare il campanello. Quindi ragazzi, alla fine, una volta che si va avanti, quindi dopo di voi toccherà al giocatore alla vostra sinistra a fare il lettore, perché è il giro in senso orario, sceglierà un altro giocatore che vi ricordo deve avere la pedina su una casella totalmente colorata, non ci deve stare scritto ding, e quindi si andrà avanti. Alla fine, chi arriverà prima al centro del tabellone avrà vinto. Queste sono le regole di questo gioco, come vedete molto molto facile da spiegare, da capire, basta fare un giro per prendere la mano. È un filler, ovviamente, è un party game adatto a tutti, famiglie, neofiti, anche giocatori esperti, perché alla fine il divertimento vale per tutti. E insomma, si può proporre in serate con amici, in famiglia, durante le festività, ed è un gioco che vi consiglio. Il prezzo indicativo è di 26,90. Allora ragazzi, io con questo ho concluso, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, facciamolo crescere, quindi condividete il video, consigliatelo agli amici, il nostro canale. Lasciate un like di sostegno, se volete commentate, magari datemi impressioni sul gioco, se lo conoscete, se l'avete mai provato, se vi potrebbe piacere. Vi ricordo che in descrizione, come sempre, trovate i nostri link dei social Facebook e Instagram della nostra associazione, ci chiamiamo Gioco Libero, ci troviamo a Triggiano, provincia di Bari, quindi se siete dei limitrofi potete venire a trovarci. Ogni venerdì sera dalle 21 alle 2 facciamo una serata prevalentemente party game. Non solo, ma prevalentemente. Quindi ragazzi, con questo concluso, vi saluto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti, giocatori e giocatrici.